Ciao amici! Iniziamo subito con le notizie dal mondo! Il governo australiano ha affermato che i koala saranno considerati ufficialmente specie in pericolo a causa del tragico assottigliarsi del loro numero per via degli incendi che hanno devastato la regione. Per questo motivo saranno investiti 35 milioni di dollari nei prossimi 4 anni per tutelare i koala australiani. Gli ippopotami hanno la capacità di riconoscere il richiamo di un altro esemplare e di reagire in modo diverso alle comunicazioni provenienti da un animale conosciuto o da un estraneo. Nei prossimi studi, i ricercatori sperano di approfondire la conoscenza su ciò che gli ippopotami comunicano attraverso i loro richiami. È tutto, a te Lucky! E adesso tocca a voi con i vostri video! Matilda, Cesare, state per caso giocando a rubabandiera? Mi aspettate che vorrei venire a divertirmi insieme a voi? Bongo e Maiolino, siete due micioni super teneri! E ora guardate con me il prossimo video! Conosceremo un'associazione amica degli animali! L'Oasi Felina di Pianoia è situata all'interno di un piccolo parco pubblico ed è immersa nel verde. Abbiamo una presenza media di 50 gatti, ma ogni anno ne entrano e ne escono all'incirca 200. Ci caratterizza un'enorme attenzione alle strutture che ospitano i nostri piccoli amici. Abbiamo una delle poche aree esistenti dedicate ai gatti affetti dalla FIV o dalla FEV, due malattie che, tenute sotto controllo, non impediscono ai gatti di avere una vita lunga e dignitosa, al punto che non di rado per loro riusciamo a trovare una collocazione in ambito domestico. Chiunque volesse conoscerci può farci visita ogni giorno e per sapere come aiutarci andare sul nostro sito internet www.unazampasulcuore.it. Se anche voi volete mandarci i vostri video, scrivetemi a lucky@dallapartedegliannimali.it. Non dimenticate